Questa è una storia di mafia. Una mafia che non abita qui, nei vicoli della Palermo vecchia. E non abita qui nemmeno Bernardo Provenzano, il capo dei capi, che è latitante da quasi 43 anni. Cosa Nostra non fa più rumore, non spara, non ha il colore del sangue. Le stragi e le morti eccellenti sono finite. Quando Totò Riina fu arrestato era il 15 gennaio 1993. Gli trovarono addosso un pizzino, un bigliettino con sopra scritto «Alto Fonte, vicino Cava Buttitti, strada interpoderale, ingegnere Aiello». «E chi è questo Aiello?» si chiesero i carabinieri.